tutti, buongiorno, benvenuti, bentornati sul mio canale. Inizio questo video vlog dalla cucina e sono le 9:47 e stamattina ho fatto un bel po' di meal prep. Perché Nello è andato a lavoro adesso e tornerà stasera alle 7:30, mangia in studio e quindi ho preparato il riso basmati. Lui si è già preso la sua porzione con i broccoli e lui mangerà il riso, broccoli e tonno. Io avevo comprato delle alici, mangerò quelle oggi a pranzo. Mi sono voluta avvantaggiare anche per la cena e ieri avevo lessato gli spinaci. Avevo preso le foglioline alla Coop tra l'altro sto utilizzando al posto della pellicola in certe occasioni questi fogli in cera d'api e olio, mi pare, insomma, riutilizzabili, li ho presi su Coro, ve li avevo fatti vedere su Instagram nei giorni passati, perché voglio fare la sana copita. L'ho vista questa ricetta sul profilo Instagram delle ragazze del Goloso Mangiar Sano. Loro hanno utilizzato la feta vegetale fatta in casa da loro, quindi una feta non feta, ecco, diciamo così. E io invece utilizzerò la feta normale, insomma, classica. Questa, diciamo, torta salata, questo piatto è abbastanza leggero, si fa con la pasta filo. E ora vi faccio vedere un po' il tutto. Perché stasera, oggi pomeriggio ho varie cose da fare, tra cui portare Mattia in piscina e poi quando torniamo dalla piscina mi ritrovo incasinata con borsa da svuotare, Cristiano magari un po' più agitato, quello, quell'altro, eccetera, eccetera, e bisogna che mi avvantaggi. Allora, questa è la pasta filo, compro alla Coop, costa 1 euro. Metterò qua all'interno di questa pirofila. Non l'ho mai fatto, quindi non so come a livello di dimensioni se va bene o meno. Comunque, partiamo. Ci metto un po' di aglio in polvere. Ah, per i bambini ho preparato delle polpettine, in realtà, insomma, abbiamo fatto un po' io un ponello con pollo e broccoli. Ora ci metto un po' di origano. Sale non ne aggiungo perché la feta è già saporita e avevo già messo un pizzico di sale negli spinaci, quindi va bene così. Forse mi sarebbe servito un po' più di spinaci, mi sarebbero serviti un po' più di spinaci, ma avevo questi e me li faccio bastare. Sono andata a prendermi anche questa tortiera qua, che è un po' più piccola rispetto all'altra, perché mi è venuto il dubbio che forse ho poco impasto per poi riempire quella, quindi valuterò. Le ragazze l'hanno fatto insomma, in una forma rettangolare. Allora, si prendono 2 fogli di pasta filo e
si va a creare un cordone in questa maniera. Che si avvolge e si mette qua. Ora qua non si doveva aprire. Allora, questo è il risultato, qua mi si è rotta, qua mi si è rotta, vabbè. Boh, qua mi è avanzato spazio, ma non avevo più ripieno, avrei dovuto avere più spinaci, ma non ce li avevo. E ora con questa è la carta di cui vi parlavo, la trovate su Coro e io ce l'ho anche nella versione vegana. Questa l'avevo già utilizzata, che è la dimensione media, se non mi sbaglio. E questa è la dimensione grande. Allora, la versione in cera d'api viene con tre fogli già tagliati, mentre la versione vegana con un rotolo viene, cioè c'è un rotolo che poi si taglia. Io per ora ho provato questa e devo dire che mi ci sto trovando bene. Poi stasera lo metterò in forno. Decido, volendo si poteva anche cuocere adesso, però preferisco metterla in frigo e poi cuocerla in un secondo momento. Ecco qua. Eccomi. Ho sciolto anche i capelli. Ieri ho utilizzato la Denman e infatti ho extra definizione. Poi stanotte mi si sono accoppiate alcune ciocche di capelli qua sotto. Vabbè. Però la Denman offre definizione in cambio di perdita di volume, ma si sapeva, però ci sto volutamente prendendo un po' la mano ultimamente, sto facendo altri esperimenti e sono soddisfatta. Ora mi vado a cambiare la maglia, che mi ero messa questo maglioncino per stare un po' più calda adesso, mi cambio, me ne metto un altro perché vi voglio girare un altro video a parte, chiacchiericcio, perché mi chiedete spesso diciamo motivazione sul i temi dell'alimentazione e dell'attività fisica, e ve l'avevo promesso su Instagram e quindi ora girerò questo video. Forse prima mi metto un attimo a riguardare l'agenda, perché a volte io non ho tempo neanche di guardarla l'agenda. Mi sono anche già truccata, ho utilizzato la palette di Natasha Denona che mi ha regalato mia suocera insomma per Natale, giusto due ombretti. E mi piace tanto il risultato. E poi ieri ho, no, ieri ultimamente ho rispolverato anche un illuminante di Too Faced che non mi ricordavo più di avere, che è un illuminante che per tutti i giorni mi piace di più rispetto ad altri, perché è molto luminoso ma molto delicato.
è un illuminante soft, ecco. E ovviamente devo fare una scelta sui video da filmare, ma sicuramente nelle prossime settimane fremo io stesso dalla voglia di sistemare la makeup collection e di fare un decluttering importante. Sto finendo il libro di Marie Kondo, sto portando avanti la lettura quotidiana, cercando di non, insomma, di non esagerare, di non farmi venire a noia o comunque di non fare delle fagocitate di lettura per poi dopo, come vi dicevo l'altra volta, di stare senza. Comunque, a proposito del decluttering e di tante altre cose, insomma, ne parleremo prossimamente perché ho tante cose da condividere insieme a voi, che mi fa piacere di condividere con voi. Detto questo, non so quanto filmerò oggi, non so il video, non mi sono fatta programmi su questo video vlog, però volevo iniziare a filmare qualcosa e casomai poi stasera vi faccio vedere come viene anche la spana copita. In realtà leggevo nei commenti del reel di queste ragazze che in realtà, ecco, io ce l'avrei voluto mettere di mio, però il cipollotto fresco. Però mi faceva un po' fatica a tagliarlo, e una ragazza che dice che è mezza greca, insomma, ha dato questo consiglio di inserire il cipollotto fresco dentro, che a me piace tantissimo, tra l'altro, e quindi ce l'avrei voluto mettere di mia così iniziativa, e ora stavo leggendo il commento di questa ragazza. Va bene, dai, ci riaggiorniamo più tardi e vediamo un po' come va questa specie di vlog. Il corriere e ha portato una cosa che volevo prendere a Cristiano da un sacco di tempo, cioè un sacco, è adeguata dai 18 mesi in su, ma gliel'avrei presa anche a 17. E alla fine gliel'ho presa su Evitas, è di questo marchio qua. Lui ha anche una biciclettina che però ancora non gli ho messo in uso perché ha già quella che trovate sempre su Evitas, dopo ve la faccio vedere, ma è sempre la stessa, cioè è una bici senza pedali, ecco, però quella è con 3 ruote. La apro e la metto subito in uso. Il brand è Kinder Fits. Oddio, stavo tirando tutto giù questo. E si tratta di questa tavola legno. Io l'ho presa bianca, che si può utilizzare in tantissimi modi. Sul sito ve lo fa vedere, comunque vediamo se c'è scritto qua qualcosa. No, praticamente il bambino si può arrampicare sopra, la può utilizzare anche per, scusate, per sdraiarsi e dondolarsi. Vi faccio vedere anche le altre cosine che mi sono arrivate. Trovate sempre il mio codice valido, non è affiliato, significa che cioè non ho una percentuale assolutamente. Diversamente è scritto quando capita, sono rarissimi i casi, ma quando capita ve lo scrivo, però di solito non accetto mai cose del genere. Faccio vedere questi due giochini. Allora, uno, non so se Cristiano è ancora in grado, anche perché va dai 3 anni in su, e si tratta di questo qua, un gioco di equilibrio, quindi un balance game. Ne abbiamo anche un altro preso sempre su Evitas che a Mattia piace, così magari ne hanno due, uno lo fa Mattia e uno lo fa Cristiano, ecco, perché sennò succede un macello. Non sono gemelli assolutamente, cioè sì, sono gemelli diversi, sono gemelli tutti e due, però vabbè, avete capito quello che volevo dire. Per esempio, avevo preso a Tiger una torcia quando sono andata a cambiare. Il regalo di Natale di Nello, ve lo faccio vedere, finalmente vi mostro il regalo di Nello. Ah, ce l'ho fatta. Allora, me ne sono scordate le altre volte. Voi non me l'avete più ricordato. Vabbè, insomma, eravamo stati da Tiger. Ho preso questa torcia. La torcia è piaciuta di più dei regali di Babbo Natale.
tutte le sere con la torcia accesa perché si vedono le figure, insomma, vabbè. A volte vedete, le cose così sono le migliori. Tra l'altro, ultimamente Mattia sta mettendo a dura prova la mia fantasia perché praticamente vuole la storia. Allora, ultimamente gli dico: dimmi tre parole e con queste tre parole io poi faccio la storia per aiutarmi un attimo, per darmi una guida, perché se no, addio, aiuto. E quindi mi sentivo tipo a scuola sotto esame. Ora tutte le sere, infatti ho detto a Nello, ricambiamo, perché prima io stavo con Cristiano e Nello stava con Mattia e da qualche mese però abbiamo cambiato e io sto con Mattia, non faccio niente, sto ai piedi del letto e basta, lui chiude gli occhi però lui sa che sono lì, poi mi alzo quando si è addormentato, vabbè. Questo per dire, vabbè, insomma, gli ho preso poi questo per Cristiano che è da 18 mesi in su. Cristiano ha 19 mesi. Ho un problema con i mesi. Dicembre, gennaio, sì, 19 mesi. E mi aiuta tanto il fatto che è nato nello stesso mese di Mattia e quindi insomma, mi risulta facile, un po' più facile. E bellino con tutti i colori e si può utilizzare sia in questa, non in questa maniera qua, però nel senso che comunque ogni blocchettino si incastra secondo una forma, quindi volendo può anche Mattia dire qual è quadrato, triangolo, non lo so, vabbè. Pian piano glieli do. Questo glielo do quando Mattia gioca con l'altro. Si è fatto già alle 11:10. Sono troppo felice quando ho il mangiare pronto. Ah, la cosa importante, ho filmato il video, infatti mi vedrete vestita così, ma penso che prima di vedere questo videoblog avrete già visto l'altro video. Ora mi tolgo anche questa casacca che non va bene, ecco, me la sono messa qua per stare in casa, infatti mentre stavo filmando il video mi era preso un caldo pazzesco. Io so che quando filmo i video guadagno almeno 5 gradi e niente, basta, ci aggiorniamo più tardi. Rieccomi. Allora, noi abbiamo mangiato. Cristiano è sazio. Quando arriva alla fine, butta tutto per terra. Vero? Si butta per terra? No. No. Basta! Io ho mangiato le alici bocciate, non mi piacciono così. Puzzano di pesce. Vabbè, è andato meglio Cristiano e sicuramente Nello. Belli i miei guanti là, con dentro i guanti di cotone. Io non vi ho ancora fatto vedere il regalo di Nello, ora ve lo faccio vedere. La cucina la metto a posto dopo. Ah, sei proprio bastian contrario, eh?
bagni! Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Bene. È una sagoma, è troppo forte. Comunque, vabbè, io per adesso... Sì. Allora, vi metto in carica, perché siete stra-scarichi. Prima che torni Mattia da scuola, vi faccio vedere il regalo di Nello, che ormai lo sapete a memoria se siete andati su Instagram. Vabbè, comunque, io vi voglio far vedere. Tra l'altro mi sta chiamando un call center, non ne posso più in questo periodo, sono proprio un tartasso assoluto. E niente, io rimetto un altro po' a posto e vi metto in carica. Sono senza cavalletto in questo momento e vi faccio vedere il regalo di Nello. No, non puoi venire sopra, no, perché c'è il computer, aspettate. Aspetta, prima devo togliere il computer. Allora, questo è il mio regalo di Natale di Nello. Ho preso una cosa che volevo tantissimo, che per adesso ho messo una volta, non che ci siano state tutte queste occasioni. Sono sicura la sfrutterò tantissimo anche in estate. È la cintura di Gucci con la GG in pelle. Siete dalla parte sbagliata, ma non so come fare perché sono senza cavalletto. Cerco di fare un accrocchio qua. Ok, fermo qui, che è tutto in bilico. Così la vedete meglio. Ok, vieni qua amore. Facciamo vedere. Ecco la GG di oro sporco, diciamo. È la più bella secondo me. Ci piaceva tanto a tutti e due. Dico ci piaceva tanto perché quando Nello è andato a prendermi il regalo di Natale, questa altezza non c'era. C'era o più sottile, o più sottile, sì, o più spessa. E quindi Nello me ne ha presa un'altra, perché non voleva farmi rimanere senza regalo. Quando siamo andati invece a fine dicembre l'abbiamo trovata. Però Nello dice che non sapeva se la commessa forse si era imbrogliata, perché c'era davvero un gran casino quando è andato lui prima di Natale, mentre quando siamo andati noi, che era prima di Capodanno, insomma c'era un po' più di calma e di tranquillità. Comunque sono felicissima perché la posso mettere su tutto. Io non lo sapete perché non ve l'ho mai detto, come autoregalo delle gravidanze per Mattia non mi ero regalata nulla e per Cristiano nemmeno, però ho detto vabbè, io non sono una che compro borse tipo Gucci, Dior, queste tipo Gucci, queste cose qua. Avevo il bauletto di Gucci perché era il regalo di laurea di Nello, che poi mi è stato rubato insieme alla cintura. Tra l'altro non lo fanno più quel bauletto e vabbè, insomma, per portarvela breve, per farvela breve, praticamente mi volevo prendere la borsa di Gucci con la GG, e 2 anni fa non aveva questo prezzo, ve lo posso assicurare, e ora continuerà a salire, solo che non ho coraggio di comprarla, la verità è quella. È una cosa che voglio da più di 2 anni, continuo a volerla, quindi dovrei volere per davvero, ecco. E quindi niente, vabbè, chissà se ti sei incastrato. Ti sei incastrato. Spero vada meglio con la cena, perché con la spanocopita, perché le alici sono state un flop. Non so se ve l'ho detto. Sono state un flop esagerato. Ti hai sonno? Ti hai sonno? Tanto sonno. Aspettiamo che torna Mattia, che oggi torna un po' prima da scuola. Terribili le alici. Non le prenderò più perché sono rimasta praticamente senza pranzo.
scelta sbagliata, anche queste cose servono per imparare che non le devo più comprare e ora quelle là penso che di darle alla mamma se le vuole, così le mangio lei, perché io non le mangio. Nello me l'aveva già detto, già mai! E vabbè, io qua ho già abbassato un po' perché voglio appunto addormentare Cristiano, è il suo orario. Ehi! No, 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 no! Non si tocca! Boing, per fare non si tocca. Sto finendo appunto, come vi dicevo, il libro del magico riordino di Marie Kondo. Marie Kondo, vabbè, lei. Mi manca non tantissimo. E metti a fuoco, vabbè, insomma, avete visto. Fermo! Cioè, ho detto fermo e questo telefono mi ha chiesto se mi ha cercato la città di Fermo. Ok, va bene, vi risaluto per adesso e niente, ci aggiorniamo dopo. Ta-da! Buon compleanno! Sei nel mio vlog! Stavo vloggando! Però il mio compleanno è domani. Vabbè, abbondiamo. Facciamo anche il pre-compleanno. E stavo Però non girando. faccio lo spoiler. No, no, il regalo e quello che te vorrai raccontare lo racconterai in un video te, perché sono le 2:30 e abbiamo Sono, fatto sì, la tele. 14:33. Abbiamo fatto la videochiamata che, insomma, domani è il compleanno della Simo e abbiamo rischiato grosso. E poi vi racconterà tutto Hanno lei. citofonato, aspetta. Ok. Stai lì. Amore, non te ne andare, io devo scendere. Eccomi, nel frattempo si era svegliato Cristiano e quindi no, cioè si era mosso, insomma, l'ho riaddormentato. E solo ora che sono le 3:30 quasi, sto finendo di fare la cucina. Ho fatto la videochiamata con la Simu, però dopo ho dovuto attaccare appunto per Cristiano. Abbiamo aperto anche un pacco che le è arrivato bellissimo, insieme, perché è arrivato mentre eravamo a telefono su FaceTime. E poi vi farà vedere lei il regalo che le ho fatto per il compleanno, che appunto è domani. E ho fatto il regalo proprio che l'ho scelto proprio di cuore. Avevo visto questa cosa in delle storie, non, se non mi sbaglio. In realtà io avevo deciso un'altra cosa, che poi. Che poi è stata un. Lo cioè, sarà lo stesso un suo regalo, vabbè, insomma. Capitato tante volte di essere molto telepatiche, ecco, con tutto l'aspetto regali e l'abbiamo rischiata, l'abbiamo rischiata.
però sono contenta perché bel regalo, bello, che piace anche a me, ovviamente, perché a me piace regalare cose che so che piacciono agli altri, ma che trovo anche soddisfazione nel regalare. Vi volevo dire che sto, non dico finendo, però l'ho usato abbastanza, forse ve l'avevo fatto vedere in uno svuota la spesa o in qualche blog, questo detergente per l'acciaio della Nuncas, lucidante senza risciacquo, pratico, veloce, non lascia loni, costa un po', perché indubbiamente costa, l'avevo preso da Esselunga perché quello che piaceva tanto a me non lo trovavo più. Oddio, io penso un altro mese ce lo faccio tutto, ce l'avrò da 4 mesi, insomma. E mi piace perché è effettivamente così, e poi la profumazione non è sgradevole, anzi, io se mi vedete come sono messa a parlarvi, così praticamente, tutta gobba, tutta storta. Ah, è arrivato anche il regalo di onomastico di Nello, che è là. Perché lui non si decideva, perché ho detto guarda, perché per l'onomastico magari odiamo più, odiamo le opzioni, insomma, per Natale ognuno sceglie proprio per fatti suoi, ma da qualche anno per l'onomastico, per aiutarci, specie da quando ci sono i due bimbi, risulta un po' più complicato fare le sorprese, insomma, anche per l'onomastico, e quindi lui non si decideva, lui l'ha fatto il 14 di dicembre, dicevo senti, io sapevo, io ho detto guarda, io ti voglio regalare qualcosa, o un completo di tuta per il lavoro, tipo della Adidas, l'anno scorso io avevo preso della linea Emporio Armani 7, qualcosa del genere, quella, e quindi io ho detto ti prendo un completo di tuta, felpa e pantalone, oppure ti voglio regalare, visto che lui voleva i libri, ti regalo dei libri, e quindi ho preso due libri della Project Invictus, libri per lavoro, lui legge quelli, tutte cose di lavoro. Che bello questo boccolone, però ecco, lo lascio aprire a lui, cioè lui mi dice vabbè, lo potevi aprire, che te frega, vabbè, insomma sono due libri, due tipo enciclopedie del posturale. Prossimamente ho detto a Nello, che gliel'avevo già detto da tanto tempo, chiudo un attimo e poi vado in bagno, perché se si risveglia Cristiano io devo andare in bagno, pipì, eh. Vabbè, avevo bisogno di inquadrare qua e che non ci fosse casino. Abbiamo un po' sistemato qui, forse non sembra, ma è molto sistemato. Tra l'altro mi sono accorta, ci siamo accorti che abbiamo troppe creme aperte, e ora stiamo finendo questa qua alle mandorle pelate, che è buonissima, è più dolce ovviamente rispetto a quella con le mandorle scure. Questa invece è sempre di mandorle scure, però con cannella e vaniglia, vedete, anche questa è quasi finita, quindi per ora stiamo usando queste per liberare un po', e per cercare di non avere troppe cose. Sapete che sto un po' declatterando, e qua c'era un bordello esagerato, invece ora va meglio. E una cosa che voglio fare assolutamente in cucina, visto che è spenta da 3 anni, io non sto scherzando, sono 3 anni e mezzo forse che è spenta questa televisione, perché Mattia a volte la vedeva, perché Mattia, a differenza di Cristiano, magari vedeva i cartoni, quindi la sera mentre io aspettavo che Nello tornasse dalla palestra, dal lavoro, mentre io facevo i piatti, Mattia stava tranquillamente nel seggiolone e vedeva qualche cartone, e mi consentiva di, ne so, finire di preparare la cena a Nello, rimettere a posto le cose qua in cucina, insomma queste cose qua. Aspetta, Matti, fai piano, eh. E quindi ho detto basta, io non la voglio. Allora, noi, l'unico che guarda la televisione è Mattia, che guarda i film, come in questo caso, oggi è uscito prima da scuola, e basta, lui, noi guardiamo, no, io guardo qualche film con Nello e basta, io la televisione non la guardo, non mi piace, non mi è mai fregato più di tanto, e poi negli ultimi 2 anni ho ancora di più avuto
dicevo, mi si è spenta, ho avuto ancora di più conferma di quello che ho sempre pensato. Ma vabbè, queste sono cose mie. L'unica cosa che comunque la teniamo in camera per vederci i film che stiamo iniziando un po' a vedere. Hanno tagliato degli alberi qualche mesetto fa, no, un mesetto fa hanno tagliato un albero enorme, forse era malato, non lo so, c'erano qualche problema perché di solito li putano, non li tagliano tutti, e questo era veramente un abete alto di decine e decine di metri, proprio enorme. E abbiamo guadagnato un sacco di luce perché questa è la parte della casa più buia. Sì, lo so, amore. Eccomi. 19 e 12. Vuoi parlare con loro? Vuoi fare qualche discorsino? Aspetta, no, non lo puoi prendere. Se vuoi fare un discorsino, ti faccio fare un discorsino, ma non ci puoi giocare. Che discorsino vuoi fare? Fai qualche. Non la puoi prendere. No, no. Niente. Puoi fare i video quando non c'è tuo figlio che disturba? Mio figlio fa parte della mia vita. E nei vlog? C'è. In altri video? No. Quando avrà già l'età di Mattia, sarà per fatti suoi come Mattia. Che a un certo punto, dov'è Mattia? Non fai vedere più Mattia. E Mattia cresce, crescerà anche Cristiano, però per adesso è così. Allora, un pacco! Ma Cristiano ha dato qualche semino, anche seme di girasole, e qua sta per suonare il grill. Aiuto, è pronta la spanacopita. Vi farò vedere che cosa, anzi, questo lo tolgo. Dicevo, vi farò vedere come è venuta. Bruttarella, però spero buona. Oggi tutte cose al forno. Siamo tornati tardi oggi di piscina. Inizio anche un po' a accusare. Comunque, nel frattempo che apparecchio, aspettiamo anche Nello, sperando che torni presto. Ok, e voilà, spanacopita pronta. Sto facendo ombra ovunque. È venuta meno peggio del previsto. Vedete qua, è venuta aperta. Dimmi, mamma, mamma. Non puoi prendere la fotocamera, Cristiano, non è un giochino. Possiamo parlare così, ma non è un giochino che ci puoi giocare. Capito, amore? Manda un bacino, vai. Bacina, mamma. Bacino. Un semino? Ah, Buono il semino? Ma come sei bellino. Sono cresciuti un sacco i capelli, mai tagliati ovviamente. Ne ha ancora meno rispetto a quanti ne aveva Mattia. Chi è quello, Cristiano? Tu sei Cristiano? E io chi sono? Mamma. Nonna. La nonna è andata via ora? Ecco perché. Io sono la mamma. Nonna. Nanna. Sei proprio un dispettoso. Lo so che lo stai facendo apposta. Non si fa. Non si fa. Non si fa. Non si fa. Vergognati. Grecia, papà stasera ha portato una cosa buonissima, ovvero altra feta. Questa però è di, come Non si è dice? cliente. Sì, ma è
Non è confezionata, no, è paesana, no? Aiuto, mi stavo scottando con la teglia. Paesana, si può dire paesana? Portata da una sua cliente. Allora, ho tirato fuori anche le altre cose dal forno. Queste sono le polpettine dei bimbi. Pollo, spinaci, broccoli, un po' di grana, un uovo. No, lo sa Mattia, gli ho detto spinaci. Poi in quest'altra teglina avevo messo le faccine, perché me ne erano avanzate, oltre a queste qualcun'altra, però erano poche, erano aperte da un po' e le ho volute levare di mezzo. E questo è dei bimbi e questo invece è il nostro. E vabbè, dai, io vi saluto. Spero che il video vi abbia tenuto compagnia e un bacio e a presto. Ciao!